La Fiorentina sempre terza 52, poi Inter 48, Roma 47, Milan 43, Roma e Milan con una partita in meno, giocano dopo appunto, poi Sassuolo, Settimo posto del Sassuolo, esatto, che ha vinto con l'Empoli e si porta a 38 punti, davanti alla Lazio 36 e a Bologna e Empoli appunto che sono a 34. Pronto, Etrusco? Pronto. Eccola. Ciao, Etrusco. Finalmente. Dal basso di quella tomba. Ma l'ipogeo, l'ipogeo. Mi raccomando, salutate tutti gli ipogei. Ora. Ciao a tutti. Etrusco, io ti prego subito, Zarate ci ha fatto vincere due partite. Allora, perché l'arrivo di Pogba è una cosa seria? Vinto Pronto? Vittoria. Pronti? È una cosa seria di Pogba. Ci si va, poi se non altro ci si va tutto nel Pogba alla fine, perché si spera di così. Ecco, via, Ma non prega. comunque, Se l'hai vinto. visto che ancora sul CEO, sono ancora nel Pogba. Allora, io vorrei analizzare con voi le ultime due partite della nostra grande e gloriosa squadra. Ecco, Siamo dovete qui apposta. cominciare oggi o da giovedì? Da giovedì mi va bene, vai. Giovedì. Facciamo un passo indietro. Ecco, giovedì io ho annotato che il solito arbitrino di Platinette, Il tedesco, sulla il conta tedesco. grossa, quando mi pare Tomovic è finito a terra, l'inglesino antipatico gli ha piazzato un bel cazzo. Ecco, allora, no, è espulsione diretta, va bene? Era come Roncaglia con Basilea, uguale. Questo è peggio, perché secondo me anche a gioco fermo, così poi questa Basilea è successo anche lì, cose inenarrabili. Allora, compagni noi ci hanno ci mandato distruggono. praticamente, ci hanno obbligato ad arrivare a secondi, per poi avere questo sorteggio lì, contro questi simpatici, questi giovanotti londinetti, Quindi si va bene? parla di premeditazione. Ma secondo me qui, cioè, non puoi dire che non ho visto un fallo del genere. No, anche perché poi l'ha ammonito, per Quindi l'ha cui l'ha visto il fallo. visto male. Appunto, allora, quello non è un fallo da ammonizione, lì c'è No. l'espulsione diretta e basta. Sono d'accordo, pienamente Perché tu d'accordo. vai a colpire uno che non si fa difendere lì, capito? Quindi il fallo è chiaramente di gioco violento e intimidatorio, e quindi il regolamento parla chiaro. Il calciatore si rende di un fallo del genere va espulso, punto. Siamo d'accordo con te, assolutamente. Poi c'è da aggiungere che nonostante questa palese, come dire, palese Come errore nostro, ci siamo mangiati un gol colossale con il Bernardino lì che è riuscito invece di buttare in porta la porta, la palla nella porta l'ha levata. E poi lo Zarate, che così si è ricordato dei suoi mali tempi della Lazio, ha calciato un pallone in tribuna, così era quasi un rigore lì, no? Lasciamo attacca, Anche più eh. vicino di un rigore, secondo me, guarda. Ma però Bell'errore, poi sì. vai a vedere, questo è il primo tempo giocato male, che si doveva essere in base di 2-0 e con superiorità numerica. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio, capito? È venuto fuori un gol strano perché la palla lì si è impennata, il tiro di Bernardino ha Stato beccato una deviato, gamba sì. È stato leggermente però deviato. l'ha beccato il portiere perché lì il pallone prende un effetto talmente strano e ricade in porta, no? Avete visto? Sembrava che Certo. si fosse la vita lì e finiva proprio dentro all'incrocio. Ecco, quindi io così, il voto di no di giovedì 8. Va bene? 8, 1-1. Alla squadra, Sembra un risultato bugiardissimo questo 1-1. Quindi se noi ripetiamo questa prestazione a Tottenham, si può dire a Tottenham, che Tottenham certo, quartiere. Tottenham Va bene. Anche perché loro veramente non hanno mai tirato in porta. No, no, sono Allora, noi d'accordo. se riusciamo a ripetere questa prestazione a Tottenham senza Tonkovic, che combina sempre qualcuno, noi abbiamo almeno il 50% della probabilità di passare.
quanto riguarda oggi, come? Basta segnare, poi è aperta. Basta fare un golazzo. Alla fine si basta un pareggio con più di una rete. Sì, ma deve andare a vincere, non puoi fare conti sul pareggio, dai. Ho capito, ma loro se gli fai un gol, loro vanno sotto pressione, capito? Sì, sì, sì. Vanno sotto pressione, obbligo veramente fare uno più di te. Obbligo, vanno sotto pressione, non hanno più alcun risultato eccetto la vittoria. Quindi vanno sotto pressione. Allora, per quanto riguarda oggi... veloce, dai. Per oggi quando è stato... Praticamente abbiamo giocato un primo tempo direi imbarazzante. Beh, insomma, ora con un imbarazzante. Nel secondo tempo c'è stato il Guglielmo Fello, come ho deciso di chiamarlo, Guglielmo Fello, mi piace, Guglielmo Fello. Bello, ma di più bello di Otello. Guglielmo Fello era uno molto preciso, no? Bello. Infatti li ha proprio, come dire, infilati con i bisturi, perché il primo gol... Cosa Fernandez che avrà fatto due gol di sua di testa, uno l'ha fatto oggi. Lumachi Fernandez, perché era un po' lento, quindi io lo chiamo Lumachi. Lumachi Fernandez di testa ha fatto una testolina alla Batistuta e gliel'ha buttata nell'angolo. E poi Fello ha cercato lì sul contropiede, ha cercato di fare di Guglielmo Fello, cioè di infilargliela sotto le gambe, questo è vero, sì, sì, e andava bene perché la respirazione gli andava bene, è rimasta lì, sì, ma lui aveva cercato di infilare il portiere sotto le gambe. Riguarda l'azione, tu lo vedi. Aspetta, abbiamo il nostro allenatore su Rai 2, sentiamo. Aspetta, giusto, fermo lì. L'hanno fatto tenendo alcuni... C'è il nostro Sosa. ...nella ripresa e poi... Bello il magliettino viola, davvero? Bebbe maglioncino a collo alto. Maglioncino a collo alto. È importante per il ragazzo. Molto esperto. Veniva crescendo anche a livello condizionale. Anche... Veniva crescendo a livello condizionale. Interessante. A livello mentale, perché una punta vive tantissimo dei gol. Il gol è stato anche molto importante per lui, ma comunque il suo gioco è stato sempre molto importante per la nostra squadra. Oggi ancora cioè, è entrato, ha dato profondità, ha dato tempo di calmi. Per lui e per questa vittoria che aveva detto che era difficilissima, un campo difficile contro una squadra che cerca di vincere già un po' di tempo, che è ben organizzata, che ha un tifoso sempre vicini, sempre a spingere, in un campo anche che non ci dava... Il campo non era un gran campo, era brutto, era brutto veloce, il campo. Perché rimbalzava tanto, ma comunque abbiamo stati capaci di adattarsi bene e costruire una vittoria importante. E a proposito di adattarsi bene, Teio, un giocatore che lei ha voluto fortemente, Teio, si sta adeguando e sta entrando. Questa storia che lui l'ha voluto fortemente. Non so quanto è vero. Se invece l'hai trovato l'allenamento. È giusto, è vero? L'ha voluto fortemente? Fortemente? Secondo me questo è un super giocatore. Bisogna trattenerlo in tutti i modi. Dai, rilassare le società viola e... Bisogna trattenerlo in tutti i modi, signori cari. Guglielmo Fello deve rimanere lì. Oh, intanto salutiamo Etrusco, grazie Etrusco, sentiamo domenica prossima, ciao. Quindi ancora abbiamo su Rai 2 il nostro allenatore, molto esperto. Un elemento dove ci aiuterà a continuare a essersi nella strada che siamo oggi. Studio. Sì, parlavamo con il direttore del Corriere dello Sport. Vorrei fare una domanda su Totti. Di sicuro. Tanto è il tormentone. È tormentato. Vabbè, ringraziamo.